Allora, intanto grazie di essere venuti, abbiamo degli interlocutori assai qualificati e credo che oggi sarà un momento per noi importante, in primis per noi, per acquisire dati, per acquisire anche la possibilità e la capacità di rispondere al problema casa che noi riteniamo non possa essere limitato dalla parola emergenza abitativa. La casa in Italia non può essere un'emergenza, perché l'emergenza è un terremoto, un tsunami, una casa che esplode perché salva di gas. Quando abbiamo 650.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali, quando abbiamo circa 70.000 assistenze di sfratto in Italia e altri dati che potete dare, che penso che conosciate, non possiamo fermarci al fatto di un'emergenza, perché così rischiamo di sostenere politiche emergenzialiste che hanno portato a sprechi, a pensare che la casa sia una forma di assistenza soltanto e magari di assistenza sociale. Noi vediamo invece che il problema casa è un problema strutturale, un problema programmatico che va affrontato con politiche programmatiche e strutturali. Questo è l'incipit in cui noi siamo partiti. Per far questo è ovvio che oggi come oggi non è ipotizzabile rilanciare un piano casa come fatto negli 70-80, perché è improponibile, perché significherebbe certificazione del territorio, un territorio che non c'è da fare, sì, che non c'è pubblico, non c'è male pubblico in maniera adeguata per l'utilità, e quindi sarebbe improponibile, comunque non sarebbe neanche giusto. Noi pensiamo che un ruolo importante lo abbia invece il riutilizzo, il recupero, il riuso di quello che è tutto quello che è esistente. E quindi quando qualche 3 anni fa c'è stata la discussione alla Camera, all'interno del Parlamento, dello Stock Italia, una legge su certi aspetti anche problematica, non del tutto coerente con alcune questioni ambientali, però in quell'ambito noi abbiamo proposto a deputati, in particolare deputati, in particolare la buona fede del Movimento 5 Stelle e il buon assunto del PD, di presentare un emendamento che ritenevamo importante all'articolo 26 della legge Sblocca Italia, che era l'articolo che si riferisce agli immobili pubblici utilizzati. Siamo sempre nel campo del federalismo demaniale e rimaniamo in quel campo, ma in questo contesto intendevamo appunto porre una questione molto semplice. Fino a quel momento le valorizzazioni si erano risolte tutto, praticamente in gran parte o quasi esclusivamente in vendite, sostanzialmente in vendite a privati, in privatizzazione di patrimonio pubblico. Alcune situazioni sono state utilizzate per beni strumentali di comuni o altri diritti sociali, ma molto lieve. Noi con il comune bis, che devo dire il Parlamento ha approvato, proponevamo una questione molto semplice e anche strategica, quella di dare priorità nella valutazione dell'utilizzo degli immobili pubblici inutilizzati a un utilizzo di assistenza pubblica finalizzata a darla a famiglie che sono in graduatoria o a famiglie con stato di usare colpevole attraverso il recupero e l'autorecupero. Questa era la sostanza, diciamo quasi letterale del comune bis, che è vigente. Ora noi abbiamo, come dire, trovato una serie di difficoltà a livello delle amministrazioni comunali, credo spesso anche per un approccio culturale rispetto al patrimonio pubblico non del tutto coerente, non del tutto interno a un'idea di bene comune. Ora non siamo così folli o massimalisti a pensare che tutto il patrimonio del primario civile e militare possa o debba andare a utilizzo sociale, è evidente che questo non è possibile. Ma quello che, su cui noi oggi vogliamo interrogarci, conoscere, sapere anche le problematiche di questo aspetto, è come possiamo consentire e spingere i comuni o anche soggetti pubblici a intervenire con la base di questo comune bis per tentare attraverso questo di dare uno
dei punti di approccio a una politica, a politiche abitative che cercano di rispondere a quelle che sono le esigenze reali. Quindi parlavo prima, no? I due riferimenti, grandi riferimenti, le famiglie che sono in graduatoria, le case popolari, penso che all'anno in Italia forse ne realizziamo circa 1000, se abbiamo 650.000 in graduatoria, è difficile che in 650 anni uno possa attendere 650 anni oppure possa abitare in graduatoria. Dobbiamo affrontare la questione in termini programmatici. E questo, per esempio, è uno degli aspetti, non è l'unico aspetto. Altri aspetti riguardano la questione dei cani agevolati, del patrimonio privato che deve essere riportato dallo scritto del diritto, ma questo è un altro argomento che oggi non vogliamo toccare in questa regione. Per cui noi vediamo in questo comma 1 bis dell'articolo 36 della legge sblocca Italia, vediamo un elemento, diciamo, che può essere, diciamo, strategico e anche strutturale, e quindi riportare l'utilizzo in tempi anche abbastanza brevi per dare una risposta concreta. In realtà, diciamo, noi abbiamo in Italia un patrimonio di demaniali che dai dati del demaniale, poi il dottor Pecchione ci dirà meglio, magari, di oltre 31.000 immobili e di 13.000 aree, un valore complessivo da 50-60 miliardi di euro, anche di più anche. E quindi ecco, credo che da questo punto di vista parliamo di un patrimonio resistente, spesso all'interno delle aree urbane, quindi già con servizi, con trasporti funzionanti e risolendo. Per cui riteniamo appunto che questo aspetto, questo piccolo aspetto riportato dal comma 1 bis, può essere un elemento che ci porta in relazione con i comuni, che sono in questo caso i principali artefici, ma rispetto anche a soggetti che possono essere le Federcasa come associazione di gestori di edilizia pubblica, o il governo, che credo debba fare la sua parte, magari ipotizzare un sostegno economico rispetto, per esempio, a fondi della Cassa dei Depositi e Prestiti già stati utilizzati, o ai fondi che stiano al social housing, che potrebbero essere in parte in qualche modo utilizzati anche per questo aspetto e che finalizzano appunto a dare una risposta completa. Ecco, io non voglio farla molto lunga perché credo che sia più interessante e più importante quello che avranno a dirci i nostri interlocutori, che saranno sicuramente approfonditi la questione e darci degli elementi utili per proseguire. Noi, questa iniziativa non è un'iniziativa, facciamo l'iniziativa a Firenze, un'iniziativa per noi nazionale, un'iniziativa che proseguirà nelle prossime settimane e mesi in tutti i comuni in cui siamo presenti, con iniziative per spingere i comuni, per organizzare incontri perché si proceda verso l'attuazione del comma 1bis e di quello che prevede. Quindi davvero vi ringrazio ancora di nuovo i presenti, di tutti voi che sono venuti, perché sono di altissima qualità, e diamo inizio a questo nostro workshop. Abbiamo nel nostro programma, abbiamo previsto come intervento subito dopo il mio del dottor Marco Vecchione dell'Agenzia del Demanio. Diciamo, i tempi siamo intorno a 14-20 minuti, ecco, per poter permettere, anche perché il vice ministro ha dei suoi impegni per le 11 doveva andare via, da quanto lo sappiamo, quindi dobbiamo consentire anche la possibilità di fare un intervento a lui. Grazie.